La più intensa ondata di caldo di questa estate, ampiamente annunciata, è arrivata e potrebbe persistere fin dopo Ferragosto. I parchi e le vie della città sono semideserti. Nel fine settimana il termometro potrebbe toccare e forse superare i 37 gradi. Caldissimo, caldissimo, sì, decisamente caldo. Ci siamo entrati nella settimana più calda dell'anno. Se in questi giorni la Sicilia potrebbe battere il record storico nazionale con temperature fino ai 49 gradi, diversa è la situazione nel Vicentino, dove il termometro si fermerà intorno ai 37 gradi. Vicenza non raggiungerà i record storici di temperatura, che ricordo sono attorno ai 40 gradi. Probabilmente la città si fermerà a valori attorno ai 37 gradi nel corso del fine settimana di Ferragosto, che saranno i giorni più caldi dell'intera stagione estiva. Responsabile è un'alta pressione di matrice subtropicale che apporta sul nostro territorio attraverso il Mediterraneo una massa d'aria rovente di estrazione sahariana. Un altro aspetto da non trascurare è quello del valore delle temperature minime, che rimarranno piuttosto elevate anche durante la notte, con valori che al primo mattino potrebbero non abbassarsi al di sotto dei 23-24 gradi, una diretta conseguenza del cambiamento climatico. A parità di condizioni dal punto di vista meteorologico rispetto a 30-40 anni fa, oggi si registrano mediamente delle temperature più elevate, nell'ordine di 2-3 gradi. Ecco, questo è l'impronta del cambiamento climatico anche sul nostro territorio. In città è disperata ricerca di ombra per un po' di refrigerio. Devo stare sempre all'ombra. E si sta dentro in casa, si sta bene, e alla mattina si può anche uscire, pomeriggio si sta a casa. Bisogna stare attenti a bere e stare all'ombra. Poca gente anche nei parchi, le panchine restano vuote. Siamo venuti per cercare un po' d'ombra. Tanto caldo. Caldo. Passiamo all'ombra un po', allora preferisco venire qua a mangiare un panino tranquillamente. Gli effetti dell'anticiclone Lucifero perdureranno fin dopo Ferragosto. Una riduzione del caldo la possiamo attendere già a partire da lunedì, ma sarà soprattutto attorno alla metà della settimana che il calo termico potrebbe essere più sensibile.